questo è un momento di condivisione, una conversazione che è organizzata dall'Osservatorio Lambro Lucente, che poi verrà introdotto dal Presidente Pampurini, ed è inserito nel palinsesto I talenti delle donne, e questa conversazione si intitola appunto La professionalità femminile orientata all'educazione dell'attenzione al territorio nell'area milanese e zone limitrofe. Parteciperanno diverse figure di ambiti differenti, ma che come denominatore comune hanno l'ambiente e il territorio, ambiente inteso anche non solo dal punto di vista l'ambiente naturale, ma proprio anche l'ambiente sociale, l'ambiente come momento di condivisione, di legalità, di recupero e di attenzione verso i beni comuni. Quindi ci saranno sei relatrici che fanno parte, poi le presenterò brevemente prima di ogni intervento, oltre all'introduzione del presidente dell'Osservatorio Lambro Lucente, Gianni Pampurini. Le esperienze vanno quindi sia nel campo ambientale, ma anche nel campo artistico, nel campo della ricerca sia tecnica ambientale, quindi orientata proprio ai beni dell'ambiente, ma anche la ricerca, vedremo, delle tracce del passato, quindi archeologica, e poi anche il grande impegno che hanno un po' le associazioni che hanno partecipato ad organizzare questo evento, di attenzione alla formazione dei giovani, ma non solo, anche dei cittadini che hanno a cuore l'ambiente in cui vivono. L'osservatorio è partecipato da altre associazioni e ricordiamo che questo evento, in particolare, oltre ad essere inserito come nel palinsesto dei talenti delle donne, ma è inserito in un evento che da qualche anno ha una rilevanza negli eventi milanesi, che è il Festival dei Depuratori. Festival dei Depuratori, che è organizzato dall'associazione Arte da Mangiare, Mangiare Arte, insieme a Metropolitana Milanese, insieme al MAF, che è un museo di arte che c'è proprio presso il depuratore di Nosedo, e dall'associazione Circola, che ha contribuito con l'osservatorio a questo evento. Fra l'altro il primo intervento sarà dopo la presentazione dell'osservatorio, tenuto dalla presidente dell'associazione Circola. I tempi, io farò un po' da moderatore, da presentatore. L'organizzazione prevede che gli interventi vengano tutti esposti in successione. Ci sarà poi lo spazio per intervenire o tramite la chat o anche con interventi diretti, dipende un po' da quante persone sono collegate, alla fine degli interventi. Quindi io ringrazio tutti i relatori, gli organizzatori e anche quelli che ci ascolteranno o che ci stanno ascoltando o che ci ascolteranno tramite le registrazioni che sono ormai state avviate sulle siti sia dell'Associazione Circola sia dell'Osservatorio, sempre tramite le pagine Facebook. Quindi do la parola a Gianni Pampurini, che è il presidente dell'Osservatorio, a cui faccio l'invito di presentare l'osservatorio stesso in questa giornata. Prego Gianni. Grazie, buongiorno a tutti e ringrazio tutti per la partecipazione. Questa avrebbe dovuta svolgersi in presenza, però purtroppo il Covid ci ha penalizzato pesantemente e ci ha penalizzato anche sugli eventi prossimi che dovremo fare. Comunque vediamo come andrà avanti la cosa adesso. Ecco, l'Osservatorio Lambro Lucente è un'associazione che nasce
diciamo ufficialmente il 9 febbraio del 2009, del 2019, ma è già operativa dal 2018. Non nasce dal caso perché c'è tutto un lavoro preliminare che è stato svolto dall'altra associazione, GREM, che ha un po' proposto questo tipo di cosa e ha diciamo operato nel corso di 4 anni, 5 anni per unire, per cercare di coordinare tutte quelle esperienze che erano state fatte, che erano condotte da parte di tanti altri gruppi sull'Ambro nel territorio milanese. Esperienze che c'erano, perché però erano tutte esperienze molto scollegate tra loro. Ecco, l'idea era quella di unire i parchi della parte est di Milano attraverso un filo blu, che era poi quello dell'Ambro. Tutto questo lavoro preliminare è stato fatto nel giro di 2 anni, 2 anni e mezzo, e alla fine ha portato a una condivisione da parte di tutti questi soggetti che nel 2017, a dicembre, proprio in un incontro al depuratore, hanno deciso di creare qualche cosa di più. In più c'era stato il fatto che nel 2006 la Convenzione Europea del Paesaggio del Consiglio d'Europa era stata assunta dal governo italiano. Il governo italiano si era impegnato a creare un osservatorio nazionale e degli di conseguenza poi degli osservatori regionali, che non sono mai partiti, cioè sono partiti nel Veneto, in Piemonte, in Campania, mi sembra, e in Emilia-Romagna. In Lombardia non è mai partito un osservatorio lombardo. Allora l'idea nostra era un po' quella anche di fare da stimolo, da pungolo alle istituzioni perché creassero l'osservatorio regionale. Per cui abbiamo pensato a come forma quella di fare un osservatorio che partisse dal basso. Ecco, questo punto qui, poi dopo ci siamo incontrati, è stata fatta una prima presentazione presso la sede storica del Touring Club e poi successivamente l'anno dopo, avendo avuto un anno di operatività, siamo riusciti poi dopo a fondarlo ufficialmente. L'osservatorio è costituito oggi da una cinquantina di soggetti che sono variamente rappresentati, costituiti essenzialmente da persone fisiche, persone tutte che hanno una certa esperienza, una certa competenza, e da tanti altri soggetti di tipo istituzionale o societario. Tra l'altro Metropolitana Milanese è quella una delle prime che ha aderito e che ci ospita anche come sede nel depuratore di Nodeno, o sede operativa. Molti altri soggetti sono istituzionali, abbiamo dentro i municipi competenti che sono il municipio 3, municipio 4 e municipio 5. Abbiamo i parchi, Parco della Media Valle dell'Ambro, Parco della Valle dell'Ambro. Abbiamo recentemente ha fatto il suo ingresso anche l'AIPO, l'Agenzia Regionale per il Po. Quindi diciamo che è variamente rappresentato. Le associazioni, ovviamente, ci sono tutte le associazioni storiche che collaboravano con il GREM e che poi hanno dato vita a questo osservatorio, tra cui c'è anche Arte da Mangiare che è l'organizzatrice del Festival dei Depuratori e insieme a Metropolitana Milanese, in cui noi, diciamo, di cui oggi l'evento di oggi fa parte di questo festival. Ecco. Essenzialmente vorrei dire ancora un paio di cose sul fatto che è stato recentemente sottoscritto con il Comune di Milano un patto di collaborazione che ha come oggetto la valorizzazione, la tutela e la gestione condivisa delle aree della Roggia Vettabbia e del tratto cittadino del fiume Lambro tra Cascina Gobbe e Ponte Lambro, oltre che del territorio ad essi connesso, nei municipi 2, 3, 4 e 5.
di questo patto lascerei poi dopo la parola a Veronica Dini, che lo illustrerà più in maniera più approfondita. L'unica cosa che vorrei mettere in evidenza è che il discorso del monitoraggio civico. Il monitoraggio civico è una cosa molto importante, perché è quello che deve coinvolgere il cittadino a guardare. Monitorare è una parola che comprende molte cose da fare, ma soprattutto guardare, guardarsi intorno. Ecco, il cittadino che gira, vede e poi segnala è il cittadino attivo, quello che è il protagonista di quello che vorremmo fare noi come monitoraggio. Ovviamente poi l'istituzione deve rispondere a queste cose qua, perché deve rispondere, e quindi deve rispondere con delle azioni che sono conseguenti a quello che il cittadino dice. Dico questo perché si verificano spesso delle cose per cui molte azioni vengono compiute anche con dispendio economico, e poi non se ne cura più la manutenzione. Quindi questo qui è un aspetto che noi vorremmo sottolineare e vorremmo evitare, anche attraverso la collaborazione col Comune di Milano. Dico, noi vorremmo condividere queste informazioni col Comune e avviare un tavolo di discussione, di concertazione e coprogettazione per individuare e porre in essere, ciascuno secondo le proprie competenze istituzionali e professionali, le soluzioni tecniche e giuridiche di volta in volta necessarie. Questo qui è quello che noi tendiamo a fare insieme al Comune di Milano: collaborare per cercare di risolvere i problemi, ognuno con le sue competenze. Ecco, detto questo, io direi... Grazie Gianni. Sì. Grazie. Avviare tutto il nostro, la nostra giornata, insomma. Va bene, grazie Gianni. Fra l'altro hai già introdotto un po' l'intervento successivo di Veronica Dini, che è un avvocato che si occupa di diritto e tutela dell'ambiente, diritto penale, d'impresa, responsabilità e altre cose, ma in particolare è il presidente di Circola e diciamo, insieme a Gianni è stato un po' l'artefice della sottoscrizione di questo patto che infatti adesso ci presenterà. Vorrei leggere solo, perché dà un po' anche l'idea dell'impegno della persona, quello che poi il manifesto che si vede sul sito di Circola, che ha come sottotitolo l'associazione Cultura, Diritti, Idee di Movimento. È un'associazione recente del 2016 che ha l'obiettivo di realizzare progetti di formazione, assistenza e sperimentazione sui temi di tutela dell'ambiente e del territorio, del contrasto alla criminalità organizzata, dell'educazione alla cittadinanza e alla legalità, della partecipazione e all'inclusione. Quindi diciamo sono temi che sono molto importanti, che condividiamo tutti noi che partecipiamo anche a questo evento, e quindi nell'occasione do la parola a Veronica che ci illustrerà un po' questo patto di collaborazione con il Comune di Milano su cui tutti contiamo. Grazie Veronica, a te la parola. Grazie a voi, grazie. Faccio una serie rapida ma assolutamente doverosa di ringraziamenti, perché davvero con l'osservatorio, con Gianni prima e poi con tutti gli altri, con Carlo innanzitutto, abbiamo cominciato credo un lavoro insomma di grande importanza e assolutamente innovativo, per cui spero che questo sia insomma un po' il primo passo di un cammino più ampio. In particolare fra le varie cose che stiamo mettendo insieme appunto in questo momento c'è questo patto di collaborazione. Allora provo a raccontarvi brevemente di che cosa si tratta. È come dicevo davvero un'iniziativa estremamente innovativa che è stata avviata dall'osservatorio, da Circola che è comunque socio dell'osservatorio, dal Comune di Milano. È un patto innovativo per due ragioni fondamentali.
Una è che per la prima volta in Italia si riconosce il fiume Lambro, nel tratto ovviamente milanese, come un bene comune. Poi cercherò di raccontarvi esattamente che cosa questo vuol dire. Il secondo elemento innovativo, che pure Gianni già anticipava, è il fatto che per la prima volta la tutela, la valorizzazione di questo fiume passa non solo per un riconoscimento formale, ma per l'istituzionalizzazione di una collaborazione forte tra l'osservatorio e il comune proprio relativamente al monitoraggio di questo fiume. Lo accennava Gianni Pamporini prima, abbiamo previsto la possibilità che attraverso l'osservatorio, attraverso i suoi soci, venga organizzata un'attività di monitoraggio civico, quindi da parte appunto dei cittadini, monitoraggio dal basso di questo fiume, ma l'esito di questo monitoraggio verrà riportato al comune in un tavolo appunto istituzionalizzato con questo patto di collaborazione e il comune si è impegnato a recepire, ad ascoltare ovviamente le segnalazioni laddove queste dovessero portare a evidenziare un problema, il comune si è impegnato appunto a intervenire. Quindi è un patto, e anche questo è il primo patto di collaborazione in Italia che riguarda questo tipo diciamo, di collaborazione di contenuti. Visto che appunto può sembrare eccentrico parlare in un festival di depuratori di beni comuni, mi permetto solo di fare qualche cenno per capire un po' che cosa questo significa. L'associazione Circola, che appunto qui rappresento, si occupa, diciamo, storicamente come associazione da quando è stata formata, ma attraverso i suoi soci, fondatori e collaboratori e comitato scientifico un po' da sempre di questi temi. I primi passi dei beni comuni, cioè diciamo un po' della cultura, della sperimentazione in questa materia, già danno l'idea di un settore, di un ambito molto importante dal punto di vista sia culturale che pratico e concreto. I beni comuni sono in realtà un sistema di pensiero, cioè un modo di affrontare, un modo di catalogare anche in qualche modo l'ambiente, il territorio in cui ci troviamo diverso dal consueto, mettendo al centro le persone, la comunità che in qualche modo vivono per l'appunto il territorio. E per quella che è la definizione diciamo che è ormai accettata di beni comuni, che deriva dalla Commissione Rodotà che su questi temi ha lavorato ormai quasi 15 anni fa. I beni comuni sono quelli che sono funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, sono dei luoghi, sono in realtà degli spazi materiali o immateriali, beni materiali o immateriali che servono alle comunità per l'esercizio dei diritti fondamentali. E poi vedremo qualcosa, il diritto alla salute, il diritto all'ambiente, la cultura. Quindi una rilevanza decisiva. Dall'altra sono funzionali all'esercizio di bisogni essenziali. Sono beni che sono pensati per la comunità, ma d'altra parte agiti direttamente dalle comunità. Quindi sono beni relazionali, si dice, cioè sono beni che diciamo, in realtà acquisiscono la loro importanza, il loro significato non in quanto tali, ma nella misura in cui riescono ad attivare una relazione, ad attivare una comunità. Non c'è bene comune senza una comunità. In questo caso non ci sarà fiume Lambro inteso come bene comune senza la comunità di coloro che poi vivranno realmente questo spazio. Ma beni comuni vuol dire anche un sistema innovativo di norme. Nel momento in cui si riconosce un bene, un fiume in questo caso, come bene comune, nel momento in cui si stipula un patto di collaborazione, che sostanzialmente è un contratto fra le parti, si istituiscono delle nuove norme, che sono norme civiche, norme sociali, norme di rapporto fra comunità e istituzioni, ma sono anche norme di gestione. Norme che prevedono quindi una valorizzazione in qualche modo anche culturale, appunto civica degli spazi, anche attraverso webinar come questo, ma che prevedono anche e soprattutto una valorizzazione e una tutela dello spazio attraverso, in questo caso, appunto il monitoraggio civico, che ripeto, non è un desiderio, non è una petizione di principio e non è neanche l'attivazione di sistemi di controllo che poi finiscono semplicemente sono importanti, ma secondo me parziali, che finiscono solo per diffondere le notizie raccolte, le informazioni raccolte. Quindi
qui abbiamo un passaggio in più. Quindi è fondamentale fare queste esperienze anche per poter in qualche modo creare non solo spazi rigenerati, non solo spazi nuovi, ma norme nuove. Ancora, e quindi senz'altro diciamo, operare, lavorare nel mondo dei beni comuni è una grandissima opportunità, perché fa sì che la comunità da un lato e l'istituzione dall'altra possano avere chance diverse di strumenti e strategie diverse appunto per poter venire incontro realmente operativamente a quelli che sono, dicevamo prima, i bisogni e i diritti in qualche modo dei cittadini. Naturalmente sono una responsabilità, perché poi lo dico in particolare diciamo dal punto di vista dei cittadini, che molto spesso sono giustamente, anche per carità, abituati a chiedere, a pretendere in qualche modo dall'amministrazione la tutela, la valorizzazione dei beni del territorio, dell'ambiente, eccetera. Qui c'è un'opportunità in più, cioè c'è il fatto di poterli gestire questi spazi, e poi vi dirò solo qualcosa. Naturalmente questo comporta una responsabilità anche, non si è soltanto spettatori, vuol dire però avere anche una cura particolare che risponde di questi beni, che risponde anche a un impegno giuridicamente assunto. Qual è l'opportunità? Anche quella appunto di non solo avere accesso qui agli spazi, pensate soprattutto ai beni immobili, non si tratta solo nel momento in cui si identificano come beni comuni, non si tratta solo di farli renderli fruibili, accessibili alla popolazione come tanti spazi già sono. Qui si tratta di far entrare la comunità per gestirli, per decidere che cosa fare, per decidere quali sono le attività che oggi sono importanti, quali sono i bisogni della comunità, e quindi serve un sussidio, un sostegno alle famiglie, agli anziani, ai bambini. Cerchiamo di capirlo insieme, cerchiamo di capire quali sono le nuove funzioni che servono, come dire, i nuovi strumenti che servono, e quali sono anche i nuovi attori. Non era scontato immaginare una gestione condivisa di un fiume, pure in senso ovviamente lato, come è stato inteso nel patto di collaborazione. E non era affatto inteso e scontato che ci fossero associazioni come l'Osservatorio e i propri soci che potessero dire di aver preso in cura uno spazio come il fiume Lambro. È una grossissima opportunità per chi, come Gianni, come l'Osservatorio, da anni si occupano di queste cose, ma è un riconoscimento formale che cambia completamente la situazione rispetto al passato. Quindi davvero sono contenta di aver, in piccola parte, ma insomma, contribuito a lanciare anche un po' l'idea con Gianni e essere arrivata anche a questa a questa opportunità, perché davvero credo che sia importante. Allora, sono andata, eccolo qua. Un ultimo passaggio, questo era un po' l'inizio, perché appunto Circola si è occupata da qualche anno di beni comuni, già con il Comune di Milano e con altri comuni aveva stipulato patti di collaborazione un po' eccentrici, diciamo così. Già eravamo passati dai primi patti di collaborazione che riguardavano le panchine, l'orto, il piccolo spazio verde, a beni ben più significativi, come per esempio i beni confiscati alla criminalità, su cui abbiamo lavorato negli anni scorsi, stiamo tuttora lavorando. Abbiamo cercato di fare, come dire, un salto di qualità. Adesso a maggior ragione, considerare un fiume formalmente un bene comune è una cosa davvero significativa. È un esercizio di, e questo è un po' il salto che oggi i beni comuni stanno facendo, è un esercizio fondamentale di democrazia partecipativa. Non è solo uno strumento, un qualche cosa di importante localmente individuato e inteso. Questi sono esercizi che raramente si verificano, peraltro, oggi, di democrazia partecipativa, di democrazia, di spazi in cui i cittadini non solo, ripeto, partecipano come uditori in qualche modo, ma partecipano come protagonisti, come attori fondamentali che decidono che cosa fare, come gestire uno spazio. Quindi questo ha portato a ampliare i beni diciamo, interessati, e anche a esprimere una maggior vicinanza ai nuovi bisogni. Oggi siamo qui attraverso un video e non nella sala della sede dell'osservatorio per evidenti ragioni di carattere sanitario. Ebbene,
anche l'emergenza sanitaria in cui ci troviamo esprime, manifesta, crea dei bisogni di vicinanza, di supporto delle comunità che prima non c'erano. E questi bisogni devono essere raccolti, compresi, ascoltati e devono trovare una risposta. Anche e soprattutto, mi viene da dire, nei beni comuni che per questo sono pensati appunto a beneficio della comunità. Ma altrettanto sono cominciate a emergere possibilità di realizzare progetti di grande interesse nei beni comuni, non solo per i diritti fondamentali che, come dire, possono venire in mente a tutti. Ho il diritto all'educazione, alla formazione, ma se non ho un luogo come la scuola non lo posso esercitare. Ho diritto alla salute, ma se non ho un ospedale questo diritto viene vanificato. I beni comuni servono per valorizzare, per rendere effettivi i diritti di ultima generazione, i diritti appunto di cittadinanza, di partecipazione. Questi sono i luoghi in cui si verifica. Quindi, vado ovviamente veloce, poi ho chiuso, quindi questi spazi, come attraverso il patto di collaborazione che abbiamo sottoscritto, servono per riconoscere, perché ce n'è ancora bisogno, molto bisogno, che l'ambiente, il territorio, la cultura, l'educazione, la tutela attiva del territorio sono beni comuni di cui dobbiamo prenderci cura. È finita l'epoca della delega, ci sono cose che dobbiamo fare anche noi come cittadini. E aggiungo, in tempo di Covid soprattutto, la salute, il benessere, ma anche spazi di condivisione per quanto possibili, nuovi, ulteriori, di dibattito, sono assolutamente fondamentali. Quindi in questo contesto abbiamo immaginato questo patto di collaborazione sul fiume Lambro che cosa quindi ci proponiamo di fare, diciamo, da qui in avanti? Di sviluppare questo patto che ha per ora già una durata di 3 anni e quindi di individuare, di lavorare affinché il fiume stesso e quindi l'acqua, il territorio, l'acqua come bene comune, ne parleremo poi nei vari webinar che faremo partire dalla prossima settimana. Il fiume è un diritto, fa parte del diritto all'ambiente salubre che compete a ciascuno di noi. È un bisogno, è un'espressione della comunità e dovremmo riempirlo di comunità. Dall'altra parte ho già accennato quindi il secondo polo, diciamo così, del patto, che sarà veramente una sfida anche per l'amministrazione, quella del monitoraggio civico. Su questi due poli vi assolutamente ingaggeremo e cercheremo di coinvolgere il maggior numero ovviamente di persone, di associazione, perché quello che è la finalità dell'associazione, dell'osservatorio, è quella di costruire pratiche alternative di democrazia e su questo, come dire, lanciamo un po' la sfida. Vi ringrazio. Grazie. Grazie a te, Veronica. Illustrato bene quelli che sono le finalità, gli scopi del patto e quindi indirettamente anche delle associazioni, quella che rappresenti tu e quella e l'osservatorio. Penso che chi ci ha sentito o ci sentirà tramite Facebook probabilmente verrà stimolato e quindi io invito le persone magari a guardare le pagine, i siti di queste due associazioni e se vogliono, se pensano di vedere una possibilità di partecipazione, di farsi sentire, perché come hai detto tu c'è spazio per tutti o comunque per molti che hanno desiderio di dare un contributo a questa valorizzazione del territorio, valorizzazione delle persone e comunque dei beni comuni che interessano tutti. Grazie ancora. Adesso passiamo, fra l'altro grazie anche perché sei stata puntuale, stavo già domandandomi come fare, poi ho visto che sei arrivata autonomamente dentro i limiti di tempo stabiliti. Adesso darò la parola a Germana Perani, che è archeologa, museologa e anche console del Turing. Turing è un altro dei membri dell'osservatorio e presenta un progetto educativo Lambro archeologico, perché in realtà diciamo è un bene comune naturale, ma è anche come dire, è stata una traccia di storia del territorio che addirittura affonda le sue radici in, diciamo proprio nell'archeologia, quindi è molto interessante sentire la presentazione di questo progetto che è sì di ricerca, ma è anche
educativo, perché poi vedrete questo, come anche gli altri, tutte le persone sono impegnate proprio nella diffusione, nelle scuole, nel coinvolgere i ragazzi in queste conoscenze, in queste ricerche. Quindi do la parola a te, Germana, puoi cominciare, grazie. Allora, sì, adesso arrivo immediatamente. Eccomi qui. Ok. Ti sentiamo, bene. Perfetto. Allora, innanzitutto vabbè, io ringrazio per essere stata coinvolta in questo festival e presento questo progetto, come diceva Carlo, il Lambro archeologico che ho intitolato Tra educazione e tutela, proprio perché voglio in questo breve spazio, voglio sottolineare come questo progetto sia in realtà figlio di un intervento, di un'azione di tutela, e in particolare di tutela archeologica in territorio lombardo, che parte da molto lontano e che è legato a una figura femminile. Dunque, adesso per... Ah, ecco. E quindi la figura di Alda Levi, che è stata una funzionaria che si è occupata moltissimo di tutela appunto in Lombardia in anni molto difficili, perché lei arriva a Milano nel 1924 e rimane fino al 1938. Quindi, trasferita a Milano da Napoli, dove aveva iniziato la sua carriera come funzionaria nella soprintendenza di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli, con sede a Napoli. Chiaramente questo spostamento da Napoli a Milano è legato all'affermazione del fascismo in Italia, quindi chiaramente con una... Alda Levi era, come il cognome stesso dice, di origine ebrea, e soprattutto legata al fatto che dalla sua prima affermazione subito il regime fascista cercò di allontanare dalle pubbliche funzioni quei funzionari, scusate il gioco di parole, che avevano un atteggiamento poco consono al regime, proprio per la loro apertura, per i loro idee liberali, e tale era non solo Alda Levi, ma anche il soprintendente che Alda Levi incontra a Napoli, che è Vittorio Spinazzola, che poi divenne anche suo marito. Quindi Alda Levi da Napoli chiede la libera docenza prima a Bologna, dove la ottiene, e poi viene trasferita ancora nel 1924 a Milano. Milano che non era allora, come non lo è più neanche adesso, sede di un ufficio specifico di soprintendenza, ma era semplicemente un ufficio distaccato della soprintendenza Musei e Scavi di Piemonte, Liguria e Lombardia, che aveva prima la sede a Torino e poi successivamente a Padova. Quindi a Milano c'era in quell'epoca semplicemente un ufficio distaccato, il che significa ovviamente poche risorse umane, quindi pochissimo personale, e poche risorse economiche per fare interventi di scavo. Ovviamente, in contrasto con questo fatto, c'è il contesto in cui si inserisce l'intervento di Alda Levi, ovvero sia anni in cui a Milano si andava attuando il piano urbanistico di Albertini, che prevedeva dei grandissimi stravolgimenti proprio del contesto urbano, perché appunto Milano doveva affrontare una nuova fase diciamo, di monumentalizzazione, di ampliamento, di sviluppo. E questo ovviamente poteva andare, crea un grande dibattito tra gli intellettuali, perché questo
andava a scapito della conservazione di quello che era un po' la, diciamo, tutta la testimonianza archeologica della Milano passata. E quindi Alda Levi interviene proprio in questo contesto, ovvero sia creando dando vita a una forma di tutela del territorio, ovvero sia parallelamente ai cantieri che si aprivano in città, vengono seguite delle indagini archeologiche e che portano, qui vedete la foto di Alda Levi, dove c'è, cioè, in Via Meravigli, il palazzo della borsa, e qui, dove nel qui sotterraneo sono poi trovati i resti del teatro. Quindi non solo interviene salvaguardando quelle strutture che venivano in corso, ma facendo anche delle relazioni molto precise che creano appunto il nucleo originario dell'archivio topografico della soprintendenza. E poi, questa è una cosa importante, curando anche delle azioni di musealizzazione di queste strutture, di questi reperti, e quindi di valorizzazione, quindi di fruizione, di possibile fruizione da parte della cittadinanza. Quindi non solo un'azione di tutela, diciamo, per addetti ai lavori, ma anche la tutela come prodromica, in un certo senso, alla fruizione da parte dei cittadini, e quindi alla possibilità per tutti i cittadini di conoscere in modo approfondito la storia del passato. Perché Alda Levi diceva che tutto sommato anche delle piccole, dei frammenti di struttura, dei singoli oggetti che emergono dal sottosuolo in seguito a questi cantieri che si andavano aprendo un po' in tutte le parti della città, ma soprattutto nel centro storico, servivano a rendere comprensibile l'immagine della Milano antica più di quanto potessero fare le leggende o le voci dei poeti, che pure Milano aveva per cantare la sua storia più antica. Quindi in questo senso si muove Alda Levi, e in questo senso mi sembrava bello iniziare questo intervento parlando di lei, anche perché è stata una figura che ha subito, proprio anche dopo le leggi razziali, una sorta di damnatio memoriae, per cui non è mai più stata ricordata, se non nel 2004, quando le è stato dedicato a Milano l'antiquarium vicino al parco dell'anfiteatro archeologico. E quindi è un po' la figura che pone le basi dell'indagine archeologica e della tutela che poi diciamo è proseguita con una soprintendenza più strutturata, più decisamente proprio una soprintendenza archeologica, quindi, che ha fatto dell'indagine sul campo del monitoraggio del territorio, ma soprattutto anche in tempi più recenti dell'indagine archeologica preventiva, uno strumento importante di salvaguardia del territorio, ma anche di conoscenza delle fasi più antiche, quindi un elemento che ha consentito una lettura in un certo senso stratigrafica del paesaggio. Cioè intervento di cui sono stati diciamo uno strumento di divulgazione importante proprio i notiziari della soprintendenza, di cui qui ho messo alcune copertine, che sono stati pubblicati ininterrottamente dal 1982 al 2011, quando poi chiaramente anche con le riforme delle soprintendenze che sono tuttora in atto, questo importante strumento di conoscenza ma anche di divulgazione si è bloccato. Quindi adesso i notiziari non ci sono più, sembra che li vogliano, diciamo, riattivare, ma adesso attualmente l'ultimo pubblicato è quello del 2011. Quindi questo per dire che il progetto Lambro archeologico è un po', un po' il risultato di tutta questa azione di tutela iniziata in ambito archeologico molti decenni fa proprio da Alda Levi. E oltretutto, con una decisione questa condivisa con l'osservatorio, si è deciso di iniziare questo progetto partendo dal, diciamo, da, dal, dalla
dall'area meridionale del corso di questo fiume, quindi quella proprio che interessa il territorio lodigiano, che qui vi ho messo nella cartina che vedete. Quindi è quello, proprio partendo dalle notizie date nelle varie relazioni che i funzionari hanno fatto nel notiziario, di mettere in luce i rinvenimenti, che sono quindi le strutture che erano situate lungo il corso del Lambro, perché proprio l'esame di queste strutture consente appunto di leggere il paesaggio nelle sue stratificazioni, e quindi consente di leggere in un certo senso in progress il paesaggio culturale, proprio inteso come trasformato continuamente dall'azione e dalle esigenze dell'uomo, che interagisce continuamente appunto sul paesaggio naturale. Questo progetto si basa sul fatto che il paesaggio è cultura, come dice appunto la carta del paesaggio del MIBACT, e quindi questo progetto si propone di educare al paesaggio, quindi per rafforzare anche l'identità e il senso di appartenenza, e quindi si rivolge soprattutto al mondo della scuola per far maturare attenzione, consapevolezza e coinvolgimento, che poi porta, come diceva il presidente Pampurini, ad essere cittadini attivi e quindi ad impegnarsi in prima persona nel monitoraggio di quello che nell'ambiente, nel paesaggio non va, alla segnalazione, e quindi proprio per far sì che la tutela non sia avvertita come un lavoro per specialisti o non sia delegato solo a loro, ma e quindi non faccia sì che i cittadini si sentano in qualche modo esautorati da questo, perché ci sono altri che sono delegati a farlo per lavoro. Chiaramente lo devono fare con competenze specifiche, perché è chiaro che l'archeologo che interviene sul campo ha una funzione di scoperta, catalogazione, monitoraggio delle strutture, ma il cittadino deve segnalare, quindi è un collaboratore preziosissimo, senza cui l'azione di tutela, già così minata dalla trasformazione delle soprintendenze, diventa ancora più debole. Quindi il primo punto di forza di questo progetto è proprio quello che ho già anticipato, cioè quello di scegliere questo corso meridionale del Lambro, che rispetto invece all'area più settentrionale di questo fiume è forse meno conosciuto. Quindi far conoscere anche una parte di territorio in cui questo fiume scorre, che per molti aspetti non è così noto. Ecco, qui ho messo alcune immagini un po' di repertorio, altre no, questo è il Lambro a Sant'Angelo, e qui vedete una foto, una cartolina d'epoca con dei pescatori ancora sul Lambro. Qui ho messo la foto invece di come invece questo ponte è degradato attualmente, quindi anche una mancanza di attenzione che spesso i comuni hanno al paesaggio, ai beni che sono legati al paesaggio, che spesso si traduce anche in una mancanza di quella che è la manutenzione, per così dire, ordinaria, che consentirebbe invece di prevenire un degrado maggiore e quindi più costoso da risanare. Quindi qui ho messo due immagini invece di due disastri, quindi sono l'esondazione del Lambro a Oriolitta e l'esondazione del Lambro a Sant'Angelo, quindi due immagini che mi sembravano interessanti da presentare. E qui invece due immagini, questo è il Lambro a Salerano con questo ponte, e poi invece vorrei passare a sottolineare l'altro punto di forza del progetto, che è quello di aver coinvolto non solo le scuole, ma anche i musei del territorio, che devono diventare delle sedi espositive per i lavori che questi studenti produrranno nel corso dei laboratori che faranno con gli insegnanti, proprio perché
il compito del museo è vero, è quello di conservare tutte le testimonianze materiali e immateriali della vita dell'uomo, ma è anche quello di rimanere sempre fortemente connesso con il territorio, di fare ricerca sul territorio proprio per ricostruire la complessità di quest'ultimo e quindi quello di creare preziose sinergie anche con altri soggetti o istituti culturali che nel territorio sono presenti. Quindi questa è una sorta di sfida che con questo progetto l'Osservatorio vuole lanciare ai musei del territorio, proprio perché i musei del territorio sono su questo versante abbastanza silenti, cioè sono musei che quasi tutti di proprietà privata, quindi aperti su prenotazione, musei che al di là dell'esposizione degli oggetti non si preoccupano di fare una politica culturale né di creare eventi che li colleghino al territorio, magari aperture sporadiche in concomitanza con delle particolari ricorrenze e quindi questo vuole essere anche un tentativo che speriamo possa arrivare a buon fine di coinvolgere i musei, di destare questi musei un po' silenti per far sì che possano assolvere in modo più diciamo efficace la loro mission. Quindi come otteniamo questo? Qui ho messo dei musei, qui vedete c'è un esterno e un interno del museo Laus Pompea di Lodi Vecchio che è stato inaugurato nel 2014 ma che al di là di un orario di apertura ancora molto ancora al di sotto degli standard minimi non fa molto altro per connettersi col territorio. Qui invece ci sono i musei del Castello Morando Bolognini dove c'è un museo del pane, un museo dell'agricoltura, ma anche qui sono abbastanza chiusi in una loro diciamo attività autonoma di visite guidate, adesso poi anche limitate dall'emergenza sanitaria in corso. Quindi l'idea è proprio quella di cercare di farli aprire al territorio a un progetto come questo che è di più ampio respiro. E qui vedete appunto anche San Colombano all'Ambro, dove nella sede del Palazzo Comunale che qui vedete ci sono due stanze riservate al Museo Civico Virginio Caccia, che sostanzialmente è un museo che accoglie ritrovamenti fossili e qualche reperto archeologico proveniente dal territorio. E è un progetto, questo dell'Ambro archeologico, che si rivolge in modo specifico ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado di Lodi e del territorio e si propone appunto come una riflessione sul paesaggio come entità viva, risultato dell'interazione con l'uomo e con le necessità del suo sviluppo. Dovrebbe partire questo progetto col pentamestre, quindi diciamo da dopo le vacanze di Natale, tanto per intenderci. Perché questo progetto? Perché il contesto culturale attuale è sempre meno attento ai valori del paesaggio come archivio della nostra scuola, della nostra storia, e sempre invece più intento purtroppo a consumare il paesaggio, quindi a piegarlo a delle logiche consumistiche che danno un vantaggio nell'immediato, ma che sono assolutamente deleterie nella prospettiva del bene comune. Cioè, se noi facciamo così, come eredità a chi verrà dopo di noi non lasceremo niente se non una serie di fabbriche, di logistiche sparse per il territorio, eccetera. Quindi si articola questo progetto in una serie di webinar introduttivi che hanno come argomento l'Ambro, paesaggio e attività umane, salvaguardia, gestione, pianificazione di una strategia del paesaggio. Poi un secondo webinar che ha come oggetto le fonti per una lettura stratigrafica del paesaggio, l'archeologia preventiva, azioni di tutela e strumento di conoscenza con alcuni case study, i musei del territorio appunto dell'Ambro Meridionale, poi racconti, leggende e ricordi come beni culturali immateriali per una riflessione diacronica del paesaggio. E poi Chuck si gira il paesaggio lombardo nel cinema. Quindi questa sarebbe la parte teorica che è un po' la parte di formazione per i docenti.
Germana, scusa, ti richiamo solo un attimo al tempo, due minuti per... Due minuti, sì, sì, ma ce la faccio assolutamente. Grazie. Grazie a te. La seconda parte del progetto sono questi quaderni didattici dell'osservatorio, che sono degli strumenti che i docenti trovano online e con cui possono lavorare sugli argomenti che sono appunto quelli che queste testimonianze archeologiche hanno evidenziato, quindi la romanizzazione, il medioevo con la vita dei monaci, il discorso della via Francigena. E appunto il compito è proprio quello di ricostruire una stratigrafia del paesaggio, mettendo assieme le testimonianze archeologiche, ma ricostruendo anche quel tessuto culturale che coinvolge appunto le fonti, le testimonianze immateriali, proprio per avere una lettura del paesaggio come cosa viva in cui tutti noi siamo immersi e che quindi come tale noi tutti abbiamo l'onere e l'obbligo, ma si spera anche il piacere e il dovere di tutelare. Io direi che devo aver finito, perché ecco, qui ho messo per approfondire, ho messo questi due, questo studio su Alda Levi e poi vabbè il notiziario della soprintendenza, che è stato un po' appunto la base che ho utilizzato per stendere questo progetto e individuare le varie aree nel territorio. Ho finito e ringrazio. Grazie a te Germana, molto interessante, ma questo lo sapevi il nostro giudizio, perché avevamo proprio pensato anche all'osservatorio che questa esperienza, che inizialmente è limitata a questo tratto meridionale del Lambro, l'intenzione è quella di salire verso monte, quindi interessare più direttamente anche l'area milanese e l'area a nord, quindi contiamo, anzi siamo sicuri del successo di questa iniziativa per poi replicarla negli anni a seguire. Grazie ancora. Passiamo adesso più a un aspetto tecnico-scientifico. Daremo la parola a Valeria Mezzanotte, che diciamo, si è sempre occupata di quelle che sono le problematiche delle acque, del territorio e quindi in particolare anche della salute dei fiumi, della modalità per preservarli. Infatti la sua attività di ricercatrice e poi di docenti si è svolta per un lungo periodo al Politecnico, nel Dipartimento allora di Ingegneria Sanitaria, adesso di Ingegneria Civile Ambientale, per poi fare ricerche, il suo curriculum è molto vasto, poi è approdata alla Bicocca, all'Università di Bicocca, dove anche lì è stata ricercatrice, dove adesso è professore di ecologia. Ha collaborato con l'IRSA facendo ricerche sempre sull'ambiente, sul trattamento delle acque e diciamo in stretto contatto anche con l'osservatorio, perché è stato sottoscritto recentemente una convenzione per collaborare sull'aggiornamento di un archivio che riteniamo molto importante, adesso lei ce lo illustrerà, che ha raccolto tutti i dati e sulle condizioni dei fiumi dell'area milanese, in particolare anche del Lambro. Quindi sulla base della sua esperienza, di quello che sono gli obiettivi del progetto, do la parola a Valeria per il suo intervento. Prego Valeria. Grazie Carlo. Bisognerebbe forse interrompere la condivisione della relatrice precedente, se no non riusciamo. Germana disattiva, non so se posso farlo io, ma no. Germana deve disattivare la condivisione dello schermo. Eccomi. Intanto ringrazio Carlo, ringrazio tutta l'organizzazione per avermi invitato a questo convegno, intanto sulla professionalità delle donne, che è sempre un bel argomento, e poi nell'ambito del Festival dei Depuratori, che come in parte hai già segnalato tu Carlo, sono sempre stati un po' la mia passione. Quello di cui parleremo oggi appunto è il database SOLAD, se riesco a condividerlo. Qui, ecco, fatelo tornare all'inizio. Lo vedete sì, ma non è vediamo, schermo. Modalità presentazione. Perfetto. Sì, solo che devo togliermi io, perché sennò qua vedo me e non vedo.
Dunque, l'archivio SOLAD, come già in parte vi è stato accennato, è frutto di una collaborazione che si svolge comunque da anni fra me e noi come Università Bicocca e l'ISACNR, in particolare Gianni Tartari, che come sapete nell'osservatorio ha comunque un ruolo importante. E beh, non è proprio un argomento archeologico, ma certamente si colloca un po' a cavallo fra passato e futuro. Sostanzialmente è appunto un archivio. Un archivio che cos'è? Una raccolta di dati. È una raccolta di dati sul bacino del Seveso, dell'Olona e del Lambro in particolare, e bacino che voi tutti ben conoscete, proprio visto il tipo di pubblico a cui ci rivolgiamo, il tipo di osservatorio da cui parte l'iniziativa. Si tratta di un bacino importante a livello della Lombardia. Si tratta in particolare di un bacino che ha subito più di tanti altri l'influenza dell'urbanizzazione nel tempo. Come potete vedere in questa figura, che è aggiornata peraltro al 2001, quindi non è recentissima, ma come ben sapete la situazione è avanzata in maniera coerente con quanto è successo in passato. Vediamo quella zona rossa che rappresenta l'area urbanizzata. E nel più o meno cinquantennio, tra il 54 e il 2001, possiamo ben vedere come quest'area urbanizzata si sia espansa a scapito soprattutto delle aree agricole e comunque in parte anche delle aree naturali. Questo si è verificato certamente in parte a causa dell'espansione demografica che vedete nel grafico sotto, ma non solo, perché in realtà a partire più o meno dagli anni 70 la popolazione si è stabilizzata, ma la presenza dell'uomo si è declinata in tante maniere, nell'industrializzazione, nella presenza di varie attività, nell'espansione comunque delle aree urbane, non solo esclusivamente in termini residenziali. Quindi questo un primo punto. A questo punto come si inserisce l'archivio SOLAD? Si inserisce come esigenza di sistematizzare, di normalizzare le informazioni disponibili. Questo perché? Perché il degrado della qualità non solo chimica ma in generale ecologica dei nostri fiumi è abbastanza evidente anche a chi non è proprio un esperto del settore. Tuttavia, le cause vanno ricercate e studiate, le informazioni vanno sistematizzate, oltre che verificate naturalmente, per poter capire che cosa è successo, quali siano state le cause di questo degrado e quali possano essere gli interventi e le strategie più idonee per il recupero. Quindi diciamo che allo stato attuale l'archivio è aggiornato fino al 2014-15 e ha raccolto tutti i dati presenti nelle pubblicazioni scientifiche prodotte addirittura nel 1800 fino a quelle prodotte appunto nel 2014 e poi i dati derivanti dal monitoraggio istituzionale che viene condotto dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia con sistematicità producendo quindi i dati definiti dalle normative vigenti. I dati sono aggregati su base annuale, salvo alcuni casi specifici per i quali sono riportati dei dati singoli, diciamo così. Il lavoro fatto non è un lavoro di mero inserimento di dati, perché naturalmente quello che era importante fare era verificare questi dati, normalizzarli, perché le unità di misura spesso e volentieri non sono coerenti tra i diversi lavori, soprattutto essendo trascorso così tanto tempo tra i primi e gli ultimi dati. In alcuni casi erano disponibili indicatori e indici di un certo tipo, in altri no, ma questi dati hanno potuto... Mi sentite? C'è qualche problema? Pronto? No. Ah, perché sentivo un pronto a distanza. No, allora qualcuno che ha il microfono acceso, magari lo invitiamo. Prova ad andare avanti. E quindi questo lavoro ha comportato comunque una grossa attività
anche di rielaborazione dei dati disponibili per renderli confrontabili fra di loro. Quindi prima per valutarne l'affidabilità e poi per poter ottenere un confronto tra i vari dati disponibili. Sostanzialmente, appunto, come dicevo, era necessario normalizzare le unità di misura, era necessario valutare la qualità dei dati esistenti, anche confrontandoli con i dati medi e mediani già disponibili, proprio per capire se ci fossero dei dati anomali fra quelli che abbiamo trovato. E poi è stata fatta una rielaborazione attraverso 10 attributi per definire il fiume, la stazione di misura, il comparto, perché quando uno studia un ambiente acquatico non studia soltanto l'acqua, studia l'acqua, studia il sedimento, studia soprattutto la componente biotica, cioè gli organismi presenti, e poi era necessario avere l'evoluzione nel tempo, quindi la data del campionamento dell'anno di riferimento, il tipo di parametro e la sua unità di misura e naturalmente il dato, cioè il tipo di dato disponibile, dato singolo puntuale o dato medio o dato mediano e infine ovviamente il tipo di variabile considerata e la fonte da cui questo dato deriva. Fatto tutto questo lavoro, si è arrivati, per quanto possibile, a mappare, mettendo insieme tante stazioni per ogni fiume, si è arrivati a mapparle restituendo un'informazione puntuale, più possibile puntuale, naturalmente non del tutto omogenea, perché come potete vedere in questa tabella, ci sono le sedi sull'Olona, vedete che il numero di dati disponibili per stazione è molto variabile, perché quelli evidenziati in giallo sono le stazioni per le quali si disponeva del maggior numero di dati, e vedete che poi sono 2 per il Seveso e 2 per l'Olona, mentre invece in molti casi i dati erano veramente pochini. Ciò nonostante, l'averli organizzati e disposti in modo coerente con gli altri, proprio per poter capire la dinamica dei processi, è stato, penso, un lavoro piuttosto importante. Altro punto, e siamo nell'ambito del Festival dei Depuratori, questo è un punto assolutamente capitale, la presenza degli impianti di depurazione. C'è molto fraintendimento per quanto riguarda gli impianti di depurazione nella percezione che ne ha la popolazione. Gli impianti di depurazione sono il cardine del risanamento delle acque, per forza di cose. Un impianto di depurazione ben gestito, ben progettato ovviamente, rimuove almeno il 90% del carico inquinante che vi viene immesso per quanto riguarda i parametri per i quali è stato progettato, che sono il carico organico, quindi sostanze organiche di varia origine, il carico di nutrienti, quindi di azoto e di fosforo, una parte del materiale sospeso, diciamo così, all'interno del quale rientra comunque sia una parte del carico organico che una parte del carico di nutrienti, e i batteri potenzialmente patogeni presenti. Quindi per questo gli impianti di depurazione rimuovono, se ben gestiti e ben progettati, almeno il 90%. Cosa succede tuttavia? 2 problemi principali. Il primo, che non è causato dall'impianto di depurazione, ma è causato dal fatto che gli scarichi vengano convogliati all'impianto di depurazione. Il primo problema, appunto, è che questo carico residuo, pur essendo di un ordine di grandezza inferiore a quello immesso, viene comunque scaricato in un unico punto del fiume. E questo, parlando noi ora in particolare del Lambro, del bacino Seveso-Olona Lambro, è un problema perché si tratta di diciamo torrenti all'origine, si tratta di corsi d'acqua che sono diventati fiumi proprio per lo scarico continuativo degli impianti di depurazione. Un torrente è, diciamo così, effimero, nel senso che può anche avere dei periodi in cui non ha acqua nell'alveo, ma al momento in cui riceve lo scarico di un impianto di depurazione diventa un fiume in quanto riceve acqua
per tutto l'anno, per tutti i giorni dell'anno, per 24 ore al giorno. Qual è il problema? Che trattandosi di corsi d'acqua di portata molto modesta, il carico inquinante residuo, ripeto, per quanto modesto, minimo rispetto a quello ordinario, viene diluito poco se non nulla nell'acqua. E quindi questo provoca effettivamente dei problemi. Ma ripeto, non sono dei problemi dovuti all'impianto di depurazione, sono dei problemi legati alla presenza di scarichi e al convogliamento degli scarichi. A questo si aggiunge il fatto che generalmente in Italia, ma direi nella maggior parte dei casi nel mondo, le reti fognarie sono miste e ricevono quindi anche quelle che vengono definite acque bianche, che in realtà bianche non sono per niente, in quanto dilavano il terreno e quindi apportano al depuratore una serie di inquinanti che derivano proprio sia dall'atmosfera che dal suolo. E su questi ci torneremo brevemente, poi il tempo oggi è molto limitato. Su questi gli impianti di depurazione possono fare poco, anche perché non era il loro scopo originale. Qui vediamo a scopo esplicativo che cosa è successo nel tempo. Lo vediamo molto bene, vediamo come, in qualunque modo la si legga, con l'entrata in funzione dei depuratori, il carico di VOD e di COD, cioè di sostanza organica biodegradabile e di sostanza organica, diciamo così, sostanza ossidabile complessiva, sia in ogni caso diminuito. Vediamo che le concentrazioni nel fiume, questo è il seguito, questo è la luna, sono andate costantemente diminuite, costantemente no, ma con una certa variabilità logica peraltro, sono andate certamente diminuendo nel tempo. I rombetti verdi sono le concentrazioni dell'ossigeno che sono in parte legate alla concentrazione di organico, ma che dipendono in larga misura dalla turbolenza del corso d'acqua e dall'assorbimento di ossigeno dall'atmosfera, quindi sono in realtà poco probanti in questo caso, soprattutto trattandosi appunto di corsi d'acqua di piccole dimensioni. Qui vediamo le diverse forme dell'azoto e quello che è interessante osservare è che in uscita da un impianto di depurazione ben funzionante, prevale assolutamente la forma ossidata, questa NO3, che qui è illustrata in giallo, mentre nelle acque nere in ingresso agli impianti di depurazione o non depurate prevale questa forma ammoniacale NH4, che è indicata in blu. E qui vediamo molto chiaramente, soprattutto nel Seveso, come fino ad un certo punto fosse nettamente prevalente la forma ammoniacale, quindi qui siamo in assenza di trattamenti di depurazione, e nel tempo invece si sia invertita assolutamente la tendenza. Lo vediamo qui sotto. Nell'Oluna la situazione non è equivalente, nel senso che la diminuzione dei carichi è stata minore, certamente si osserva una maggior produzione di nitrato nel tempo, ma si osserva anche tante volte la presenza ancora di concentrazioni di ammoniaca importanti, e questo è un indice di depurazione non ottimale, se vogliamo dirla. Per quanto riguarda il nostro Lambro, che è l'oggetto precipuo di questa conversazione, qui sono riportate le concentrazioni di sostanza organica sostanzialmente in funzione della distanza dalla sorgente. Come tutti gli inquinanti, anche il COD aumenta all'aumentare della distanza della sorgente perché aumentano le emissioni. Vediamo in ogni caso che rispetto al periodo, diciamo, 80-99, che è quello rappresentato in verde, le concentrazioni fra il 2000 e il 2010 sono certamente molto più basse. Purtroppo per periodi precedenti all'80 disponiamo solo di due dati, che sono quelli riportati in rosso. Per quanto riguarda però la ripartizione fra azoto nitrico e azoto ammoniacale, anche qui vediamo che la situazione non è proprio ottimale. Vediamo che comunque ancora oggi, diciamo oggi, siamo aggiornati a qualche anno fa, ma
le concentrazioni di azoto ammoniacale sono ancora abbastanza elevate. E ripeto, una situazione di depurazione ottimale dovrebbe portare ad una netta prevalenza dell'azoto nitrico nel corpo idrico. Come dicevamo prima, purtroppo se andiamo a considerare gli indicatori che vengono presi come riferimento dalla normativa anche in funzione degli obiettivi di qualità dei corsi d'acqua che dovrebbero ritornare tutti in stato buono, siamo ancora un po' distanti. Il primo indice, quello dei due grafici sovrastanti, è il LIM, che significa livello di inquinamento da macrodescrittori in funzione dell'ecosistema. Vediamo che comunque per il Seveso ancora lo stato è cattivo. Per l'Oluna abbiamo qualche punta a Legnano, perché non sotto, ma a Legnano abbiamo qualche punta di livello scarso, che è un po' meglio che cattivo. E per quanto riguarda l'indice biotico esteso, che è un indice di qualità biologica basato sulla presenza di macroinvertebrati, ancora abbiamo per l'entate qualche miglioramento, qualche caso in classe quarta o in classe terza addirittura, ma dovremmo arrivare alla seconda. E per quanto riguarda l'Oluna, anche qui abbiamo a Legnano qualche miglioramento, in qualche caso abbiamo una classe quarta anche per Ro, ma la situazione è ancora abbastanza lontana dall'essere. Per andare alle conclusioni, diciamo che l'oggetto della collaborazione che abbiamo oggi in atto con l'osservatorio è l'aggiornamento del database da 2014-15 ad oggi. Questo è fondamentale per identificare i punti di maggiore criticità ancora esistenti e quindi per intervenire su quelli. E tra l'altro un punto di criticità che ormai si sa essere importante, anche se è abbastanza difficile da studiare, è quello dell'immissione dei carichi in tempo di pioggia. Come prima dicevo, la maggior parte, la totalità delle reti fognarie è di tipo misto, riceve quindi acque bianche, e quindi che cosa succede? Che quando piove, l'eccesso di acque che non riescono ad essere contenute nei collettori e che non riescono a essere trattate dai depuratori, vengono scaricate. Teoricamente dovrebbero esistere delle vasche di laminazione che contengano, che limitino, che laminino lo scarico di questi reflui inquinanti. In pratica spesso e volentieri questi dispositivi non esistono e si stima che grosso modo il carico immesso dagli scaricatori di piena su scala annua sia equivalente al carico residuo in uscita dagli impianti di depurazione. Quindi un contributo abbastanza importante e disgraziatamente anche questo localizzato. Quindi questo è sicuramente un punto di criticità che andrà approfondito, così come andranno approfondite le questioni relative ai microinquinanti emergenti sui quali appunto gli impianti di depurazione sono poco efficaci. Quindi sarà indispensabile avere un aggiornamento per capire anche qual è stata l'evoluzione delle fonti di pressione nel tempo e poter intervenire su questo. Grazie. Quindi, vi ringrazio per l'attenzione e concludo qui. Grazie Valeria, siamo contenti di cominciare questa collaborazione e spero che fra i risultati ci sia qualche miglioramento, perché sappiamo, ma per dirlo chi magari non è del settore, che comunque dal 2010-2012 molti impianti, anche per la normativa che nel frattempo chiedeva dei limiti più restrittivi allo scarico, molti degli impianti che purtroppo, ahimè, scaricano sull'Ambro, ma è l'unico punto dove possono scaricare, sono stati fatti dei lavori di affinamento epurativo, ho in mente alcuni esempi, quindi spero di poter rilevare qualche miglioramento anche delle condizioni dai dati che raccoglieremo insieme. Va bene, grazie della relazione. Io prima di dare la parola alla prossima relatrice, prima l'ho fatto velocemente, ma comunico a tutti che è con noi l'assessore Lipparini, che poi dopo avrà il compito di chiudere
il convegno, lo ringrazio perché lui è stato un po', anzi è stato l'artefice dalla parte del Comune di questo percorso per arrivare alla sottoscrizione del patto di collaborazione. Quindi è significativa la sua presenza e anche per la chiusura del convegno. Grazie. Ecco, io guardavo fra i nomi, non riuscivo più a trovarla. Grazie. Poi dopo a lei il compito di chiudere. Passiamo alla prossima relatrice, che diciamo, è una laureata presso l'Accademia delle Belle Arti ed è docente di discipline pittoriche presso il Liceo Artistico Statale di Cremona. Quindi, come dicevamo all'inizio, la presenza e il coinvolgimento dei giovani tramite la scuola è un punto in cui contiamo molto, quindi siamo desiderosi di sentire un po' la sua esperienza di collaborazione, di impegno in questo campo. A te la parola, Daniela. Grazie per avermi invitata e per aver invitato quindi i miei ragazzi che sono simbolicamente qui con me oggi attraverso i loro lavori che vi farò vedere. Quindi tendenzialmente parlerò molto poco, ma preferirei farvi vedere il risultato di 6 anni di lavoro all'interno del Liceo Artistico Statale di Cremona Antonio Stradivari. È partita la voce. No, era mancato sì. Per un attimo la voce, Daniela. Adesso provo a parlare. No, vedete, vedete la visualizzazione in modo corretto? No. Vedete la visualizzazione? No, beh, vediamo solo te per il momento. Non hai condiviso lo schermo e la voce è un po' scatti, forse il microfono è un po' lontano. Scusate, un attimo. Forse ce la facciamo. Ecco, avete la visualizzazione adesso? No, sentite? Ti sentiamo bene, ma non abbiamo la visualizzazione, non è condiviso lo schermo, forse. Sì, l'ho condiviso, scusate, ma non l'ho qui. Un attimo. Mancava un passaggio. Sì, ecco, adesso. Ci siamo? Ecco, ci siamo, benissimo. Siamo. Un attimo. Bene, adesso vedete? Bah, per il momento no, per il momento non vedo. Prima si vedeva, adesso si vede solo una banda grigia con una piccola... ecco, adesso vediamo. Ah, però non vedete a schermo intero in questo modo. No, non vediamo a schermo intero, no. Cos'è, un PDF o una PowerPoint? Sì, però vediamo. Però lo vediamo, lo vediamo. Adesso lo vedete meglio? Ne vediamo sempre un pezzo o metà, non so come mai. Strano, perché nelle prove avevamo fatto proprio questo tipo di passante. Beh, così bene. Però è ristretto, ma c'è tutto. Sì, così lo vedete meglio. Sì, così va bene. Allora, scusatemi. Quindi stavamo dicendo, il progetto è partito 5 anni fa, forse anche 4, all'interno dell'indirizzo figurativo e dell'indirizzo grafico del Liceo Artistico Antonio Stradivari di Cremona. Io mi occupo di arte ambientale, sono artista, in modo particolare in questi ultimi anni ho collaborato all'interno del depuratore di Milano Nosvedo grazie al lavoro dell'associazione Arte da Mangiare, Mangiare Arte. E ovviamente tutte queste esperienze le ho riversate poi anche all'interno della scuola, delle mie classi e ho avuto diversi momenti di condivisione con i ragazzi sul tema dell'ambiente, ma sul tema in generale delle diversità, dell'accoglienza, del prendersi cura delle diversità e di tutto ciò che è autoctono e che sta scomparendo. Dai nostri territori ma anche dalle nostre memorie. Il giardino nostro è partito da un presupposto casuale,
La nostra sede scolastica è collocata all'interno del quartiere centro di Cremona, in una strada che ovviamente essendo una strada centrale, una strada di case ristrutturate, anche molto belle, ma però sono rimaste delle realtà, diciamo, un po' sociali molto interessanti, che confinano in un modo o nell'altro con il nostro istituto. E da qui è partito questo progetto che poi i ragazzi hanno voluto definire E-Wall, un muro che cade, un'amicizia che nasce, perché abbiamo scoperto che le poche aree verdi confinanti tra i vari edifici in un modo o nell'altro erano probabilmente, anzi senza probabilmente, originariamente collegate tra loro. Quindi abbiamo pensato, e questa è stata poi una proposta che è arrivata in comune, e pian piano questo muro che divideva sostanzialmente due aree consistenti di varie realtà sociali e formative, è stato abbattuto. Però tutto questo è avvenuto attraverso 2 o 3 anni di lavoro, di incontri, di interazione. Personalmente come insegnante e attraverso i miei ragazzi, con i miei ragazzi abbiamo appunto fatto questa proposta. Incontriamo tutte le realtà associative che vivono all'interno della zona centro. E così abbiamo cominciato a lavorare. Il filo conduttore ovviamente è il tema ambientale, a me carissimo e oramai è diventato anche caro alla scuola e anche ai miei alunni. All'interno di questa rete, di questo progetto, devo citarli tutti, oltre a essere entrati in rete con il Comune di Cremona, l'Ufficio Beni Comuni, con il CISVOL di Cremona, la cooperativa Nazareth che si occupa di integrazione e di inserimento di immigrati minori non accompagnati, la scuola elementare Realdo Colombo che è proprio collocata a poca distanza dalla nostra sede, un centro molto interessante di anziani, un centro diurno che accoglie gli anziani e che appartiene al gruppo Cremona Solidale, il progetto Fare Legami del quartiere centro, Naturarte, che è questo gruppo di lavoro che si dedica ad arte, all'arte e all'ambiente di Lodi, Arte da mangiare arte, come ho detto prima, e in rete il tutto col depuratore di Milano Nosedo, vedremo poi come. L'osservatorio del Parco Lambro Lucente, perché abbiamo avuto dei momenti di performance anche nel territorio di Milano attraverso queste associazioni e poi nell'insieme questo grosso movimento, diciamo, di arte e di arte sociale è stato anche messo in rete con la Città dell'Arte di Biella e con il progetto Terzo Paradiso attraverso i temi dell'Agenda 2030, temi che ogni anno vengono approfonditi e io porto nella mia didattica quotidiana. La cosa interessante è che ruotando all'interno di queste aree che poi siamo andate a visitare, abbiamo pian piano conosciuto e creato legami con gli alunni e con gli anziani, con le maestre della scuola elementare, si è creata veramente una rete di lavoro intrigante attraverso il giardino, cioè il giardino è diventato un po' il fulcro di tutto il progetto. In realtà abbiamo lavorato su un tema fondamentale, come vi dicevo prima, i giardini sono protetti da recinzioni, qualche volta i muri dividono, ma potendo batterli in un modo o nell'altro, non sempre fisicamente, abbiamo visto che la creatività, le idee, nascono proprio in questo confluire gli uni negli altri, soprattutto in questo scambio generazionale che è stato molto interessante. E abbiamo effettivamente condiviso tutti che la memoria, come il tempo, non ha confini. I confini, purtroppo, le barriere le mettiamo noi. Sul tema dell'inquinamento, quindi del lavorare con i materiali ecologici, abbiamo lavorato tanto soprattutto con i bambini. Qui vi ho messo alcune immagini di alcuni momenti significativi, spero che voi le vediate, perché non riuscendo
a condividere a schermo intero, la visualizzazione viene un po' ridotta. Questa immagine, la prima immagine, rappresenta appunto un momento finale dopo un anno di lavoro e di scambio con gli anziani del centro diurno di Cremona Solidale. Abbiamo avuto dei momenti di festa, ma anche dei momenti di formazione, perché in aula, nella scuola elementare, qui vediamo, siamo all'interno della scuola elementare Realdo Colombo, immagine di destra. Gli anziani hanno raccontato ai bambini e agli studenti del liceo artistico, che documentavano riprendendo, abbiamo tutti i video, abbiamo tutte le riprese, tutte le registrazioni. Purtroppo molti di questi anziani ci hanno lasciati, soprattutto dopo l'inverno, insomma, non semplice, che abbiamo tutti vissuto, e hanno raccontato la storia del fiume Po. È interessante perché i bambini proprio non conoscevano nulla, non sapevano più nulla. Oramai il rapporto con il fiume, la relazione con il fiume, che è a Cremona, ma non solo a Cremona, insomma, no? Era fondamentale, era molto importante, è stato completamente perso, ma addirittura non si riconoscono i nomi dei pesci. I bambini non sanno le forme dei pesci che una volta abitavano il nostro popolito. E quindi questi anziani hanno raccontato come si viveva un tempo, com'era la vita lungo il fiume, quali erano i pesci e quello che facevano, i giochi e anche tutte le attività e come semplicemente si viveva. Poi nell'ambito dei laboratori, tenuti ovviamente dai miei ragazzi, condivisi con me, prima c'è stato un momento di formazione in classe, abbiamo costruito, i bambini insieme ai ragazzi del liceo artistico hanno costruito, qui ne vedete un piccolo esempio, insomma, la forma dei pesci tramite i rami, utilizzando proprio materiale vegetale che abbiamo raccolto e utilizzando il materiale che veniva dai ragazzi extracomunitari di Nazareth, derivava dal taglio delle potature dei giardini dell'area verde, appunto, che in un modo o nell'altro è centrale rispetto a queste realtà che abitano tra le due strade parallele. Tutto questo progetto, tra l'altro, è diventato estremamente interessante perché abbiamo cominciato ad uscire dalla scuola e quindi non solo visitare il nostro quartiere, ma entrare dentro proprio nelle varie realtà, compreso tutta l'area verde di Porta Mosa, che è quell'immagine dove vedete i ragazzi che sono al centro, no, di questo simbolo, fino ad arrivare ad occupare proprio la piazza del Duomo, che è proprio molto vicina a noi, distante dal fiume, però in un modo o nell'altro abbiamo cercato di far interagire la storia di un fiume e di portarla più vicino a noi. Questi momenti di interazione sono diventati anche poi uno scambio, abbiamo fatto una performance bellissima in Piazza del Duomo sul tema interreligioso e anche qui c'è stato tutto un lavorio che è durato un anno. Vi sto parlando velocemente di progetti che di anno in anno hanno assunto una dimensione diversa e torno a ripetere, sono 5 anni che sto cercando faticosamente di portare avanti questo lavoro, questo tema. Qui vedete altri momenti di interazione, compresa la festa finale al centro diurno per anziani con tutti i bambini della scuola elementare e con gli studenti del liceo artistico, gli ospiti e il duo di Piadena che ha suonato e cantato le canzoni di un tempo, bellissime. I bambini si sono divertiti moltissimo. Tutto questo ovviamente ha come finalità non solo un'educazione, no? Far crescere il senso di appartenenza dei nostri alunni ad una comunità, ad una città, ma anche diventare possibilmente cittadini più solidali, cittadini che si occupano degli altri, cittadini che non hanno paura anche ad affrontare
un'età diversa, perché l'impatto è stato forte inizialmente, però veramente siamo riusciti poi a rompere un po' gli schemi. Tutto questo io definirei che sono azioni che promuovono la pace che l'uomo deve fare con questa terra. Dico con questa terra perché anche soltanto tutte le vostre relazioni, anche l'ultima, è chiaro che noi tutti dobbiamo occuparci sempre di più del nostro territorio e del nostro ambiente. Quindi è molto importante che i ragazzi siano consapevoli su queste tematiche. Una consapevolezza che però mi rendo conto va costruita, va proprio coltivata, no? Lentamente all'interno dei vari percorsi formativi e sociali che la scuola può cogliere. L'altra, qui ritorniamo al giardino centrale, no? Che accomuna il centro degli immigrati, il liceo artistico, la scuola elementare Rialdo Colombo che è di fronte, e questi sono gli orti con queste grosse vasche collocate in queste grosse vasche di cemento, un po' tristi in realtà, che però permettono agli anziani in carrozzina ovviamente di poter accedere ai frutti, alle volte ai fiori che coltivano, agli ortaggi, insomma dipende un po' dalla stagione, da quello che riescono a fare. Il lavoro della memoria dei pesci che abitavano il grande fiume Po, è stata poi disegnata, trasformata in simboli, in disegni dai ragazzi del liceo artistico su queste vasche, con dei gessetti colorati, con dei materiali molto poveri, vedete, perché non arrivano risorse su questi progetti, quindi ogni volta su questi bei progetti, ogni volta veramente non dobbiamo in un modo o nell'altro inventarci anche da un punto di vista tecnico le soluzioni artistiche anche più povere, ma questo in fondo a noi non dispiace perché rientra nell'ambito di natura arte. Qui vedete vari momenti in cui i bambini insieme ai ragazzi del liceo artistico hanno collaborato a ridisegnare, a disegnare le farfalle, le lumache, insomma tutti gli insetti che caratterizzavano un po', no, la geografia e l'ambiente del nostro territorio, grazie appunto a queste testimonianze, ma non solo, abbiamo fatto delle ricerche ovviamente nelle varie classi, nelle varie realtà scolastiche, e vedete anche in una di queste immagini un momento molto delicato con i ragazzi minori non accompagnati che la cooperativa Nazareth accoglie e che forma sia per la conoscenza della lingua italiana sia per un avviamento eventuale professionale. Questi ragazzi poi si occupavano del giardinaggio, cioè putavano, tenevano pulito il giardino, gli orti, e quindi erano entrati in relazione con noi. Vi devo dire che questo è stato un momento non difficile, questa era una classe, quest'anno e quell'anno, forse nel 2017, una classe prevalente, la mia classe dell'artistico prevalentemente femminile, quindi molto sensibile comunque a tutte queste tematiche, e vi devo dire che non è stato semplice l'incontro, perché comunque questi ragazzi hanno veramente una cultura e un formamento diversa dalla nostra, e quindi l'approccio tra loro e queste ragazze non è stato proprio semplicissimo, e anche questa è una realtà da considerare. Però è stata nell'insieme veramente un'esperienza bella, perché ogni gruppo aveva il suo compito e c'erano questi momenti poi di condivisione. Adesso velocemente vi faccio vedere un... Brava, ti ricordo appunto che il tempo è scaduto, se concludi. Ah, è già scaduto. Sì. Beh, finisci brevemente queste diapositive. Sì. Allora, finisco dicendovi che tutto questo ha portato a realizzare una performance dal titolo Water Wall. I ragazzi del liceo artistico hanno pensato di creare questa performance vestendosi in questo modo. Vi parlo di un'esperienza di 2 o 3 anni fa,
fa ed è stata fatta la performance a un festival dei depuratori di Milano, non so. Pronto? Sentite? Adesso sì. Adesso sì, sentiamo. Vedete il video? Sì. No, allora, siamo al depuratore di Milano Nozledo, vedete? Sì, vediamo. Vediamo i ragazzi con la tuta bianca. Però non sentiamo. Dobbiamo anche, fra l'altro, concludere perché abbiamo Ornella Piluso che doveva partecipare, ma stato che stiamo superando un po' i tempi, ha chiesto di intervenire. Quindi se tu riesci a concludere... Allora, chiudo, scusatemi. Ma sì, se riesci, sì, se chiudi, grazie. Pronto? Ecco, allora... Daniele, no, prima di passare la parola a Monica e Ornella, che volevo ringraziare Daniela perché effettivamente è stato vedo che sono esperienze molto interessanti che coprono un po' tutto, cioè l'ambiente, la socialità, l'inclusione, quindi una cosa molto nello spirito proprio anche della tematica di oggi e degli obiettivi dell'osservatorio e di quant'altro. Grazie Daniela, adesso do la parola a Monica e a Ornella, che Ornella rappresenta Arte da Mangiare, Monica lei la sostiene, della curatrice del Museo Permanente dell'Acqua Franca che c'è a Nozedo. Vedo che Ornella ha la mascherina, forse perché è vicina a... Noi non corriamo rischi perché siamo lontani, quindi puoi toglierla, ti riconosciamo. Va bene, grazie. La parola a voi allora, Ornella. So che hai un impegno breve. Inizio subito, purtroppo. Devi metterti vicino al microfono perché si sente male. Prova un po'. Sì, non sentiamo, non sentiamo bene. Per poco. Sentiamo spazi. No, io non sento. Sentire o meno? No, purtroppo ci sono dei difficoltà. Solo te, non vedo nessuno. Io personalmente non sento, chiedo a qualcuno, so Veronica se anche tu hai lo stesso problema. Io sento male, molto male. Anche tu Gianni, vero? Molto male, non capisco. Sì, anch'io, c'è un ritorno, c'è qualcosa di acceso che fa, va in... Forse il telefono. Ecco, sì, esatto, adesso certo. Si sente. Adesso si sente? Adesso sentiamo, mistero. Sì. Adesso puoi so come. Vabbè, allora, grazie. È interessante naturalmente unirsi in questo momento del Festival Internazionale dei Depuratori che abbiamo visto sabato è iniziato con l'inaugurazione e c'era naturalmente Pampurini con il quale non sono neanche riuscita a dirgli due parole, ma niente, le diremo poi in seguito, dove naturalmente il concetto quest'anno era per quanto riguarda l'arte, naturalmente il talento delle donne. E per quanto riguarda il museo, di cui vi parlerà poi la curatrice, che è Monica Scardecchia. Allora, il festival sabato prossimo, Ornella, Monica, allontanate, ci si sta riproponendo il problema di prima, non so se è il telefono ancora, ma non si sente. Ok, avevate il telefono che interferiva o qualcosa. Non si sente.
è tutto no. Così? Non sentiamo e vi vediamo a scatti. No, non sentiamo, c'è qualche cosa nel vostro collegamento che non funziona. Prova a staccare l'immagine. Prova a staccare l'immagine, sì. Provate a spegnere il video vostro. Sì. Prova. Sentite così, così. No, sostanzialmente è cambiato quasi niente. Non so come mai, allora, se c'è il collegamento scarso, ma... La ripiena. No, mi dispiace, adesso proviamo ancora un minuto, poi però dobbiamo togliere perché non possiamo... Non si sente niente. E poi cari Monica, ecco, va bene. Non ci sento qui. Se vuoi provare, Monica, ad anticipare il tuo intervento, puoi parlare. No, purtroppo non sentiamo niente, mi spiace perché essendo inserito proprio nel tessere dei depuratori, e mi spiace non darvi la parola, ma non si sente niente. Quindi non so se volete tecnicamente in qualche modo fare qualche cosa. Io per non uscire, magari riprovate fra 5 minuti. Io darei la parola ad Antonella, secondo l'ordine previsto. Magari voi tecnicamente vi spostate, provate. Do la parola a Antonella, che anche lei è artista ed promuove appunto eventi di cultura, di conoscenza, di arte sul territorio. Poi vengono coinvolti tutti, giovani, anziani. Non specificatamente nelle scuole, anche se con le scuole collabora molto spesso in ambiente extrascolastico, tipo l'esperienza che hai fatto. Esatto. A te la parola. Sì, io porto l'esperienza di una zona limitrofa. Io vengo da Brescia e ho avuto un paio di occasioni per utilizzare e praticamente usare l'arte come strumento di riqualificazione di alcune zone o di promozione di altre. In particolare porto due esperienze che mi hanno che sono state per me molto importanti e che secondo me sono state anche significative all'interno di questa, che sarebbero significative all'interno di questo dibattito. Una è a Brescia, e il progetto si chiamava Craft perché risale al 2017 ed era in collaborazione con il Comitato delle Mercanzie e con l'Ufficio Marketing del Comune di Brescia. L'obiettivo di questo progetto era quello di intervenire su una particolare area di Brescia, molto vicina al centro, quindi limitrofa al centro storico, che però aveva un'alta percentuale di vita extracomunitaria, quindi una situazione di diffidenza all'interno della comunità che viveva storica le due vie di Brescia, che sono Corso Mameli e Corso Garibaldi, e in più una tendenza alla chiusura di certi negozi che portavano a una sorta di desertificazione delle vie, del passaggio delle vie, abbassando il numero di persone che la fruivano di fatto, di conseguenza. Cosa succede quando un negozio viene chiuso? Che non solo non c'è un'attività che produce, ma la gente non passa più nella via, il negozio man mano si impolvera, diventa brutto, anche se è funzionale, diventa fatiscente, e la via pian piano perde di fruibilità, di fruizione e di piacevolezza anche di partecipazione. Cosa ha fatto in questo caso il Comitato Mercanzie con il supporto dell'Ufficio Marketing, che ha trovato i fondi per fare questa cosa? Ha affidato a diverse persone, non soltanto a me, a diverse persone, l'onere di preparare dei progetti. In particolare io sono intervenuta presentando un progetto che coinvolgesse l'arte. Ho chiesto che mi venissero affidati una serie di negozi che ho utilizzato gratuitamente. Venivano pagate da parte del Comitato Mercanzie non l'affitto, perché l'affitto non veniva pagato, ma le utenze. E noi in questi negozi abbiamo fatto degli atelier attivi, aperti.
quindi ci prestavamo con la nostra presenza volontaria in questi atelier, dove veniva fatta attività artistica quotidiana con un'apertura continuativa, con l'accoglienza di chi volesse partecipare all'attività artistica. All'interno di questi laboratori, di questi atelier, venivano organizzati poi quei progetti di cucitura con quelle che erano le attività che comunque il Comune di Brescia, il marketing del Comune di Brescia, sviluppava sul territorio. Non so, attività anche importanti, tipo, non so, un design festival che è stato organizzato da Filippo Abrami. Noi ci siamo inseriti con le nostre attività all'interno degli atelier, oppure con l'installazione che Cardella aveva organizzato all'interno di Corso Mameli e Corso Garibaldi, aerea, White Sky. Quindi noi in un certo senso abbiamo realizzato attività artistiche in collaborazione con quello che poi il Comune ci proponeva. Mille Miglia, il Festival del Vinile, piuttosto che l'evento conclusivo che è stato quello della mostra in Santa Giulia dedicata alla Beat Generation, dove noi siamo intervenuti con questa installazione aerea di bandiere dipinti dai nostri artisti che avessero una visione un po' beat, più l'inserimento di una serie di percorsi legati alla poesia di Ferlinghetti. Quindi venivano proprio presi degli stralci di una poesia di Ferlinghetti che tratta della strada proprio, e abbiamo utilizzato questo come punto di ricucitura per riportare proprio visivamente, anche pedonalmente, le persone ad arrivare nel centro storico, quindi in Piazza della Loggia, in Piazza Duomo, quindi nelle zone che erano tipiche, diciamo, della fruizione urbana. Cos'è stato bello di questo progetto qui in particolare? Il fatto che, essendo una zona multirazziale, multietnica, abbiamo attratto l'attenzione anche di quelle parti, di quelle componenti etniche che vivevano la città. Noi stessi abbiamo accolto all'interno di questi contenitori che ci sono stati donati attività di associazioni culturali che erano di diversa estrazione. Per esempio, mi viene in mente un esempio in particolare, con Amara Mexico Associazione abbiamo organizzato quello che era la festa dei morti loro, quindi il Dia dei Muertos, perdonatemi se non è proprio la definizione corretta nello spagnolo corretto, accogliendo quello che era l'altar che loro costruiscono per la festa dei morti, con le loro logiche, e in più accogliendo un progetto artistico molto forte che si chiama Zompantling, che serviva a ricordare 43 ragazzi che sono stati rapiti e sono stati dispersi in una zona del Messico in maniera un po', tra virgolette, non nota. Non si conosce bene che fine abbiano fatto questi ragazzi, però si erano ribellati ad una situazione poco chiara del loro comune, sono stati rapiti e poi non sono stati più ritrovati. E un gruppo di artisti messicani ha costruito questo progetto per mantenere la memoria salda, perché nella cultura messicana, se tu non dimentichi un morto, questo rimane vivo. Quindi abbiamo accolto progetti di questo genere molto forti dal punto di vista emotivo, ma anche di cucitura di quella che era la cultura nostra, la cultura, diciamo, etnica che viveva il territorio Brescia, chi vive il territorio bresciano. Questo è uno dei progetti. Un altro progetto molto interessante, questo è stato fatto con la cittadina della provincia di Mantova, invece, che è Monzambano, e in particolare noi parlo di noi perché io non sono mai da sola in questo, mi piace ricordare che non sono mai da sola, io mi metto come faccia, ma in realtà poi ci sono dietro un gruppo di artisti che lavorano in maniera volontaria e gratuita a questi progetti. E in più abbiamo avuto, soprattutto nel progetto di Castellaro Lagusello, l'intervento di due critici, uno emergente, quindi Benedetta Antonia Salvi, e uno invece più consolidato, che tra l'altro cosa dell'area del milanese, che è Vittorio Raschetti. Qui noi siamo intervenuti accogliendo artisti un pochettino più solidi. Tra questi, oltre a Giuliano Cardella, che ho conosciuto durante il periodo di Craft a Brescia,
Marco Vecchiato o Fabrizio Berti, che io invece ho contattato perché andando alle fiere dell'arte conosco un po' di persone, conosco un po' di artisti emergenti e ho chiesto se volevano partecipare a questo progetto, si sono resi disponibili e hanno dato solidità a questo progetto, che era di accogliere dei prodotti culturali dentro una torre medievale. Questa torre è visitabile, ma è una diciamo che è un luogo fulcro di un paese medievale che però viene fruito in 5 minuti, perché essendo molto piccolo la gente tende a entrare, passeggiare, le due o tre foto di rito, molto bello, tante piacevoli osservazioni, però in realtà passa e va. Oppure è luogo di passaggio di quelle che sono il turismo di cicloturismo. Quindi arrivi in bicicletta, ti fermi perché c'è la fontanella per il ristoro, bevi un caffè in un barettino e poi te ne vai. Quindi questa torre, diciamo che veniva, tra virgolette, fruita in maniera molto veloce, con poca attenzione. E anche lo stesso borgo veniva fruito con poca attenzione. In più c'era la volontà da parte dell'amministrazione di costruire un progetto turistico che avesse l'arte contemporanea come punto di riferimento. La torre è stato, diciamo, il nostro contenitore privilegiato perché era quella che suscitava più empatia, quindi dava in maniera naturale un'attrazione anche a quello che avremmo dovuto fare. Prima di accogliere gli artisti, però, noi abbiamo preteso effettivamente che loro ci presentassero un progetto culturale, nel senso che non è stato soltanto un appendere dei bei quadri o delle lettere o dei bei sculture in un ambiente molto bello, ma abbiamo chiesto che venisse proprio costruito un progetto di trasferimento di un messaggio. Quindi ognuno degli eventi che sono stati accolti nella torre aveva un messaggio da tradurre. Questo messaggio veniva anche in alcuni casi sviluppato e ampliato con la partecipazione delle scuole elementari, quindi bambini molto piccoli, anche asilo delle volte, asilo e scuole elementari, in modo che ci fosse anche un collegamento tra quello che è il gesto semplice, immediato, che viene tra virgolette tacciato nell'arte contemporanea come un gesto poco concreto, poco strutturato, e invece la genuinità del gesto infantile. Quindi il primo di questi interventi che mi viene in mente di ricordare è quello fatto con Giuliano Cardella, che ha veramente un gesto elementare nella sua poetica artistica e che ha prodotto un progetto che parlasse dell'identità, della riconoscersi attraverso un ritratto, un autoritratto. Quindi abbiamo cercato di coinvolgere i bambini dell'asilo, dei Grest, delle scuole elementari in autoritratti che poi sono stati esposti insieme alle opere di Cardella. Abbiamo raccolto qualcosa come 300 autoritratti di bambini che sono stati effettivamente tutti attaccati tappezzando delle pareti della torre e messi a confronto col gesto elementare di Giuliano. Questo ha dato, tra virgolette, ha voluto ribadire il concetto del valore del gesto elementare nell'arte contemporanea. Invece il progetto che invece abbiamo fatto l'anno scorso, perché purtroppo quest'anno il progetto è stato, non sospeso, è stato fatto, ma è stato molto minimizzato per causa di questo Covid. Il progetto dello scorso anno invece ha coinvolto un'associazione culturale di Brescia dedicata a Maria Montessori e un fumettista, un disegnatore che ha praticamente ridisegnato i pensieri di pace di Maria Montessori. Quindi noi abbiamo esposto questi disegni, questi pensieri e abbiamo coinvolto in questo caso le insegnanti delle scuole elementari, delle scuole di infanzia, per delle conferenze perché si parlasse di come strutturare l'insegnamento scolastico, non necessariamente montessoriano,
ma attraverso un'educazione alla pace. Quindi è stato diciamo, siamo usciti un po' dal campo artistico per utilizzare il campo artistico per riportarci ad un campo di educazione. Quest'anno cosa abbiamo fatto invece? Siamo ritornati all'attività artistica in assoluta sicurezza, tavoli da 2 metri, 2 bambini per tavolo, e ognuno lavorava su una piastrella che doveva raccogliere le emozioni del periodo del lockdown. La piastrella perché è il pavimento, cioè il luogo dove abbiamo vissuto per 3 mesi confinati, anche i bambini, soprattutto i bambini. Quindi abbiamo chiesto a questi bambini di raccontarci le emozioni dentro in questa porzione di stranza che loro hanno dovuto calpestare per 3 mesi. Li abbiamo fatti esorcizzare questo sentimento, e appena avremo la possibilità, appena Maci butterà fuori la data della giornata del contemporaneo, faremo in modo di costruire un pavimento collettivo che raccoglierà tutte le emozioni dei bambini, ma anche degli artisti che parteciperanno, in un'unica installazione, in un'unica stanza emozionale che libererà queste emozioni effettivamente all'aperto, finalmente dentro in una piazza di Castellaro, piazza Arrighi, che è una grande piazza a termine di questo borgo medievale, che poi si apre su quello che è il laghetto che rappresenta molto Castellaro Lagusello, a forma di cuore, quindi una serie di simbologie casuali ma che sono presenti nel territorio di questo posto. Antonella, noi speriamo di aver fatto un buon lavoro, di poterlo portare anche avanti, e ringraziamo di essere stati accolti per poterlo presentare e di essere stati accolti come artisti negli ambienti che ci hanno permesso di comunicare i nostri sentimenti attraverso queste espressioni artistiche. E io avrei concluso, evito le grazie. Slide perché non vorrei Direi grazie, molto interessante per il coinvolgimento sul territorio. Grazie a voi. Adesso ridò la parola a Monica, che ha cambiato postazione, forse senza ornelle, ma forse speriamo che riesca almeno a salutarti. Prova, Monica. Sentite adesso? Ma diciamo leggermente meglio di prima, ma non bene. Non so dove siete finiti, ma siete... Prova. No, purtroppo Monica non riusciamo a sentire assolutamente niente, quindi non so. Mi dispiace un po' con il telefono. Così. Pronto? Aspettiamo un attimo, ecco qua. Pronto, prova Monica? Monica? Ma io, Monica, se non senti, visto che siamo già oltre l'orario programmato, ci tengo a dare la parola all'assessore Lorenzo Liparini, che, come dicevo prima, è stato l'artefice, dalla parte del Comune, ma in stretta collaborazione con noi, della sottoscrizione del patto, che è stato più volte richiamato e presentato anche nella giornata di oggi, e che segna un po' l'inizio di una collaborazione su cui contiamo molto. Quindi grazie Assessore di aver trovato tempo per ascoltarci e adesso anche per intervenire. Quindi posso darle la parola, prego. Grazie a tutti voi per aver organizzato questo momento di approfondimento, di incontro. È effettivamente una delle prime occasioni in cui possiamo parlare del patto di collaborazione che ormai abbiamo sottoscritto e formalizzato già prima della pausa estiva, ma che è l'applicazione di un metodo, che è quello dell'amministrazione condivisa per la cura dei beni comuni, ad un ambito al quale teniamo
moltissimo, che è quello dell'ambiente, che è quello in questo caso della valorizzazione della cura del fiume Lambro. Un fiume che attraverso la sottoscrizione di questo patto di collaborazione viene dichiarato bene comune e sul quale ci si impegnerà con i soggetti attivi sul territorio a dei lavori di approfondimento, di informazione, di conoscenza, di presidio territoriale, di attivazione attraverso le associazioni e le realtà attive sul territorio con le scuole, ma anche con delle attività più puntuali che riguardano proprio il monitoraggio civico, cioè l'utilizzo delle disponibilità, del volontariato, delle competenze, delle persone presenti sul territorio per andare a fare un'opera di controllo, di rilevazione, di raccolta di dati. Finora tutto il mondo dei patti di collaborazione del Comune di Milano è stato applicato a una cinquantina di patti, quindi di realtà e di esperienze che ci hanno portato a collaborare con i cittadini in ambiti molto diversificati. Quelli che stanno avendo più eco mediatica sono sicuramente gli interventi di urbanismo tattico, cioè di trasformazione di porzioni di territorio di solito abbandonato o bisognoso di cura, occupato da traffico, parcheggi spesso abusivi, in spazio pubblico, quindi in spazi pedonali, colorati, arredati, alberati. Abbiamo però applicato anche la cultura dei beni comuni a esperienze di gestione anche di spazi, per esempio la biblioteca di Viale Spinasse, un immobile confiscata alla criminalità organizzata che è diventato una biblioteca di quartiere all'interno di un condominio. E in questo caso ci impegniamo invece ad un lavoro che ha il tema dell'ambiente, che sarà sicuramente il tema centrale. Ultimamente abbiamo parlato necessariamente molto dell'emergenza sanitaria e questo capitolo non è chiuso, ma l'ambiente rimane assolutamente uno dei temi prioritari. Ma come lo vogliamo approcciare questo tema? Attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini. Nessuna politica per il miglioramento ambientale può avere successo, può avere un impulso di qualità se non c'è il coinvolgimento diretto dei cittadini, sia nell'attuare quei comportamenti che sono necessari per raggiungere gli obiettivi più ampli di rispetto dei parametri ambientali o di miglioramento della qualità dell'aria, delle acque, della vita nei quartieri. A maggior ragione quando ci sono i cittadini che decidono di impiegare il proprio tempo per dei progetti ancora più ampi che riguardano la conoscenza, la comprensione e l'attivismo relativamente a variabili, a realtà ambientali come in questo caso, è ancora più importante. Quindi che cosa faremo con i dati del monitoraggio civico? Ma innanzitutto dobbiamo creare una modalità di lavoro che metta insieme da un lato i soggetti istituzionali che sono deputati e responsabili del monitoraggio, e l'abbiamo iniziato a fare in modo più o meno formale, mettendo insieme quelli che si sono più che hanno più approfondito e che sono più occupati negli ultimi anni della qualità dell'aria, ma che in tanti casi sono gli stessi che poi in questo caso si occuperanno anche delle acque del fiume Lambro. Sono soggetti come l'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio, che si occupa per il Comune di Milano di fare rilevazioni ed elaborazione dati sui dati ambientali, l'ARPA, che ha una sezione che si occupa sia dell'aria che delle acque, e una serie di associazioni di attivisti che ognuno su una porzione di territorio cittadino si concentra su quello che è la realtà di un parco, di una strada, di un quartiere o di un elemento come in questo caso. Ecco, la collaborazione tra soggetti istituzionali e diversi soggetti che magari territorialmente hanno un'attenzione, un interesse su porzioni diverse del territorio, però può aiutarci a fare un passo in avanti, innanzitutto sulla qualità della rilevazione. Veniva citato prima il fatto dell'uniformità e della paragonabilità dei dati. Noi vogliamo arrivare
a fare in modo che i dati raccolti dai soggetti pubblici, quelli raccolti dai sempre più cittadini attivi che si concentrano su queste cose, possano essere confrontati, si possano fare dei lavori di elaborazione e di confronto. Vengono poi raccolti e ripubblicati in formato aperto, in open data, che siano in un qualche modo riutilizzabili, perché se è vero che i soggetti istituzionali hanno dei dati molto precisi e puntuali, infatti con strumentazioni spesso anche molto costose, i cittadini invece hanno un presidio del territorio che è ad ampio spettro ed è molto più diffuso e parcellizzato sul territorio rispetto a quello che potrebbe fare qualsiasi organismo istituzionale. E poi c'è un lavoro da fare sulla lettura e l'interpretazione, che è una cosa fondamentale perché spesso i dati raccolti racchiudono e raccontano dei fenomeni molto complessi e la disponibilità delle persone che ci vogliono lavorare testimonia il fatto che non è solo un'attività fine a se stessa, ma è disponibilità a voler approfondire anzitutto delle tematiche anche con il loro, la loro complessità e la loro particolarità, ma per riuscire poi ad ipotizzare anche delle attività che possano rispondere e possano aiutare anche a accompagnare la realizzazione di politiche per il miglioramento della situazione esistente e che possano avere anche una speranza di essere ancora più efficaci di quello che faremmo se lo facessimo da soli. Quindi il patto è un avvio, è l'avvio di una discussione, è l'avvio di una collaborazione con soggetti, potrà essere in futuro anche ampliato nel suo perimetro e nelle persone che vorranno impegnarsi, all'interno anche diciamo persone attive nel municipio 2, 3, 4, 5 del comune di Milano, le associazioni, soprattutto quelle unite nell'osservatorio per il paesaggio Fiume Lambro Lucente, e insomma oggi è un po' anche una prima occasione nell'ambito di questo festival di parlare di questa realtà, ma di inserirla anche in un contesto più ampio che è quello dell'attivismo civico, della cittadinanza attiva, sempre più interessata a collaborare, a lavorare con le istituzioni e a creare reti sul territorio tra soggetti diversi che però hanno un obiettivo comune, ed è quello che cerchiamo di fare con questo genere di iniziative e con il vostro aiuto. Per questo vi ringraziamo ancora una volta. Grazie Assessore, io penso che il ringraziamento sia giusto che lo faccia Gianni, poi dopo ci dà un saluto Veronica e poi ringrazierò tutti i relatori alla fine. Prego Gianni. No, il ringraziamento è giusto che lo faccia io, ma lo faccio a tutti, in particolare poi al Comune di Milano e all'Assessore che è qui presente, perché ci ha dato subito la disponibilità di portare avanti questo nostro progetto, ci ha seguito nel tempo e nonostante tutta la fatica che ci è costato proprio dovuta all'emergenza Covid, siamo riusciti in tempi non brevissimi ma neanche lunghissimi a portare a termine questa cosa. Quindi da parte nostra, da parte dell'osservatorio, ci sarà un impegno che, come dicevo prima, è un impegno sul territorio che noi confermiamo e faremo sicuramente. Da parte dell'amministrazione ci aspettiamo che a fronte delle nostre segnalazioni e delle nostre proposte ci sia un recepimento di queste segnalazioni e si arrivi a fare degli interventi in tempi relativamente brevi. Insomma, facevo l'esempio prima in particolare delle opere che vengono fatte ma che magari non vengono manutenute. Allora questa qui è veramente un peccato, perché una volta che vengono spesi dei fondi, dei soldi per fare delle opere, è importante che poi ci sia un'adeguata manutenzione, magari aspettando di fare delle altre cose ma consolidando quello che è, diciamo, il passato. Questo proprio per costruire passo a passo una coscienza diversa tra i cittadini, insomma. Quindi questo qui è un po' il messaggio che mi sentirei di portare avanti adesso in questo momento particolare. Poi comunque la nostra collaborazione è garantita con i municipi e col Comune centrale, anzi mi auguro anche che si riesca in qualche maniera a semplificare tutte quelle
difficoltà, ma che sono difficoltà che poi sono banali, no? Però a semplificare tutte quelle procedure che possono poi garantire un modo di lavorare anche più coordinato tra tutti, insomma, migliore, insomma, che poi porta risultati senza sprechi di tempo, ma con risultati migliori per tutti quanti. Questo bene. Appunto, ringraziando ancora tutti quanti per la partecipazione. Grazie. Tu, Veronica, saluti solo, vuoi dire qualche cosa? No, io vi saluto, ringrazio senz'altro l'assessore di Parini, il Comune e tutti voi dell'Osservatorio e i relatori naturalmente che sono intervenuti. Io credo realmente questa sia e sarà una bella sfida, insomma, è una delle cose, insomma, senz'altro innovative. Il Comune con i patti di collaborazione, tra l'altro, ne ha già fatte diverse, quindi ha già avviato una strada che consente una reale sperimentazione, insomma, anche diversificata. Anche. Credo che questo patto possa essere un modo alto anche, viste anche, insomma, le competenze, le professionalità dell'osservatorio coinvolte, un modo alto per sperimentare insieme un lavoro sull'ambiente, sulla tutela dell'ambiente, sui fiumi, l'acqua poi oggi, insomma, è questione di cronaca, no? È un bene comune di grandissima importanza. E quindi da una parte quello, dall'altra è un esercizio reale e anche qui innovativo di democrazia partecipativa, di partecipazione reale dei cittadini. Quindi sarò molto curiosa. Grazie, molto adesso volevo, grazie. Solo una persona che ha chiesto di intervenire, può intervenire Gianni Tartari, ex CNR IRSA, però adesso vedo che è sparito. Gianni, ci sei? Sì, ci sono, no, ci ecco, sono. No, ecco. Avevo semplicemente applaudito, ma ecco, dato che mi è passato la parola... cambiato la manina come una richiesta di parlare. No, ma sai, ho giocato un po' qualcosa. Comunque volevo fare i complimenti perché veramente è stato un momento molto intenso e credo che un po' un peccato che, diciamo, il numero degli attendants non fosse largo, ma credo che le basi che sono state discusse siano dei punti in cui costruire dei pillar veramente notevoli. Grazie a tutti. Scusate se io ringrazio anch'io tutti. Solo una cosa, visto che siamo all'interno del Festival dei Depuratori, do l'ultima chance a Monica Scardecchia, che mi ha pregato di provare a vedere se riesce a salutarci. Monica, è l'ultima possibilità. Yeah. Se no, ho cambiato stanza, si sente? Beh, sì, va un po' meglio, poi fai tempo a salutarti. Ok. Esatto, innanzitutto vi scusate per l'inconveniente, e, insomma, di aver portato questo contributo all'interno del nostro Festival Nazionale Oratori. Abbiamo inaugurato ieri il curatore di Edo con non poche difficoltà anche per contenere l'emergenza sanitaria che... Comunque abbiamo avuto una buona situazione del pubblico, sono intervenuti di persona sia l'assessore alla cultura del Comune di Milano del Corno, l'assessore Gnelli, e il nostro impegno sul territorio è partito dal 2011, quando abbiamo avviato questo progetto d'arte all'interno dei depuratori e non so, mi viene fuori che l'ospite ha interrotto il video, tra l'altro non sono neanche abilitata a condividere, non so cosa è successo. Mi senti... Io sono incolpevole, non ho fatto niente. Ok, nulla, quindi nel 2011 abbiamo iniziato a operare sul territorio, siamo state molto fortunate perché comunque abbiamo trovato una donna molto attiva e ricettiva dove già lavoravano diverse associazioni, come Grem, Oceano, Malarda e tutta la realtà che ha dato vita alla De Monaci, quindi ci siamo inserite all'interno di questo territorio già disposto, offerti per le attività di collaborazione. E quest'anno il Festival Sistin, perché siamo rientrati nell'ambito della Centro, la Fondazione Cariplo, e abbiamo esteso le nostre attività sul territorio realizzando il primo laboratorio di formazione, che è un laboratorio per giovani curatori, dove abbiamo messo in relazione giovani curatori e artisti. E ne è nata un'edizione molto particolare.
Potete trovare tutti i contenuti che abbiamo presentato ieri sulla nostra pagina Facebook o Instagram, sono andate in diretta streaming, sono state registrate. Il prossimo appuntamento è sabato prossimo 10 ottobre, invece al depuratore di Milano San Rocco, dove lì ci sono altre mostre d'arte, tutto un focus dedicato al benessere degli animali d'allevamento. Ok. Cerco di essere estetica, considerati i problemi. Va bene. Beh, comunque ti abbiamo sentito questa volta. Grazie. Ok, va bene. Grazie. Grazie mille. A questo punto io direi che possiamo salutarci tutti. Grazie ancora, Assessore. Grazie a tutti i relatori per il loro contributo. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao, ciao.